Ciao ragazzi, sono Matteo Marcus Bock e in questo momento ci troviamo sulla nave grandiosa di MSC Crociere. Negli scorsi giorni mi avete fatto delle domande sul profilo di Nickelodeon sui vostri problemi di cuore e adesso li andremo a risolvere tutti quanti insieme. Ci troviamo adesso nella discoteca del Teens Club e adesso andremo in giro per la nave per i miei Nick Tips. Nicole mi scrive: il ragazzo che mi piace è fidanzato, perciò lo vorrei dimenticare, ma non so come fare, aiuto! Allora, cara Nicole, c'è soltanto una soluzione per dimenticare questo ragazzo. Fai delle attività che ti piacciono, stai con gli amici, divertiti, fai dello sport. Lo sport aiuta tantissimo perché ti aiuta a togliere tutto lo stress che hai nella testa dalla testa. Quindi sì, divertiti, questo è l'obiettivo. Mi sa che mi piace il mio migliore amico. Oddio, ragazzi, strage! Ma allo stesso tempo non così tanto strage, perché di solito, quando sei così tanto amico con una persona e poi magari scopre che anche quella persona gli piace te, succede una cosa magnifica, perché l'amore è straordinario. Quindi io direi, trova il coraggio di dirglielo, anche perché se è veramente il tuo migliore amico, capirà. Allora, Eleonora mi scrive: le mie amiche mi prendono in giro per una cotta. Innanzitutto, amiche, non si fa. Secondo, è normalissimo essere innamorati. Siamo giovani e oggi sei innamorata tu, domani potrebbero essere innamorati loro. Quindi, amiche, smettetela, mi raccomando. Frida mi scrive: mi piace Shawn Mendes, ma non posso fidanzarmi con lui. Allora, innanzitutto, Shawn Mendes è fidanzato con me. No, scherzo. Che ci posso fare? È un gran bel ragazzo. Però, allora, consiglio molto tattico: trova qualcuno che gli assomiglia e fidanzati con lui. È l'unica soluzione. Un'altra ragazza mi chiede: non ho ancora un fidanzato. Tesoro, non ti preoccupare, arriverà il tuo tempo, perché tutti prima o poi si innamoreranno di te. Roberta mi chiede: non mi scrive mai lui per primo. Beh, questo è un gran bel problema, però magari è un pochino timido, magari non è che non gli piace o cose del genere, ma allora devi farti forza e secondo me dovresti a volte scrivergli tu. Lisa mi dice che la sua crush gli ha detto che la ama, però lei come una cretina si è fatta prendere dall'imbrazzo. Allora, cara Lisa, non ti preoccupare, perché sono sicuro che la tua crush non ha cambiato idea su di te. Quindi adesso devi prenderti semplicemente un pochino di forza e confessargli il tuo amore. La domanda più popolare è: mi piace qualcuno, ma non so come dirglielo. Ragazzi, è sempre la parte più difficile, ma la parte più bella. Quindi dovete prendere semplicemente un po' di coraggio e sì, semplicemente dirlo. E vi consiglio anche di trovare un modo un pochino originale, tipo se vi piace la musica, cantate una canzone. Almeno questo è quello che faccio io. Per oggi è tutto, ci vediamo molto presto con altri Nick Tips.